Marcello ha guidato inoltre la Nissan Cube. Vediamo quindi ora un servizio con le sue impressioni di guida. Nissan Italia ci ha dato la possibilità di guidare la Nissan Cube, il particolarissimo cubetto made in Japan che sicuramente non passa inosservato. Infatti la Cube, che lo diciamo dalla nostra esperienza, è la tipica vettura che la si odia o la si adora, senza via di mezzo. Salire a bordo è un piacere e nonostante l'impressione visiva di avere a che fare con una macchina piccola, subito si apprezza uno spazio interno tipo salottino, sia per il conducente che per tutti i passeggeri anteriore e posteriore. Infatti, guardando i dati tecnici, si vede che la Nissan Cube non è così piccola come sembra, con una lunghezza di poco meno di 4 metri, 1700 mm di larghezza e 1650 mm di altezza. Il frontale presenta due fari squadrati collegati dalla mascherina nera dove spicca il logo Nissan, mentre più in basso si trova l'elegante babbero che include i due fari antinebbia. Le linee squadrate e la cintura alta danno il nome alla vettura, un cubo appunto, mentre il portellone posteriore è asimmetrico, con un design molto riuscito. L'abitacolo è spazioso, confortevole e molto luminoso, grazie anche al parasole interno scorrevole fino alla linea degli schienali dei sedili anteriori e che permette di viaggiare a cielo aperto anche quando piove. La versione da noi guidata, e che vedete in queste immagini di Marcello Montemurro riprese nei pressi di Lecco, era equipaggiata con il motore benzina 1.6 in grado di erogare una potenza massima di 81 kW e cambio a variazione continua CVT. Non ci ha del tutto convinto la scarsa potenza del motore, qualche cavallo in più non sarebbe di troppo e anche il rapporto del cambio automatico potrebbe essere migliore. Andando a 50 km all'ora, l'automatico continua a cambiare rapporti appena si percorre una piccola salita o una lieve discesa. La vettura da noi guidata viene offerta di listino al prezzo di 19.000 euro.